Sono ormai diversi anni, quasi 10, forse anche più, che il liceo di Ischia chiede nuovi spazi per poter collocare in un'unica sede tutte le aule e quindi tutti gli studenti del liceo. Come sapete, la nostra situazione è dislocata su due plessi, quello di Ischia del Polifunzionale e quello di Laccamino. Purtroppo, ai nostri appelli continui, e, diciamo, la città metropolitana ha sempre dato la sua disponibilità, così come anche il comune di Ischia, però ormai sono anni che diciamo, le pratiche, quindi tutta la parte amministrativa riguardo all'acquisizione di nuovi spazi presso il polifunzionale, sebbene ci siano, sono anche tanti, sono abbandonati sotto certi punti di vista e potrebbero essere invece utilizzati e sfruttati dal liceo e dalla scuola. Purtroppo le pratiche amministrative, dicevo, sono ormai arenate da tempo. E, considerando anche il fatto che il prossimo anno il liceo di Ischia ha ottenuto dei nuovi indirizzi molto importanti, come il liceo artistico, la curvatura biomedica, prossimamente ci sarà il liceo musicale, devo dire un grande arricchimento per i nostri ragazzi e per l'intero territorio, perché non dimentichiamo che la scuola è il patrimonio di tutta la comunità. Quindi la scuola va difesa, va sorretta, va sostenuta perché deve migliorare. E mai come in questo momento in cui gli spazi e diciamo, la voglia di ritornare in presenza dei nostri ragazzi si fa sentire sempre più forte, mai come quest'anno è giusto combattere e cercare di ottenere al più presto nuovi spazi verso il polifunzionale. Spazi che poi daranno la possibilità probabilmente di liberare anche degli spazi ulteriori per altre scuole. Quindi questo creerebbe un movimento positivo per tutta la scuola dell'Isola di Ischia. Il giorno 1 aprile avrò un incontro anche con l'assessore delegato Domenico Marrazzo per presentare tutte le problematiche non solo per la nostra isola, in quanto, ripeto, rappresentante anche degli studenti del nostro liceo statale di Ischia, abbiamo deciso a nome di tutto il comitato studentesco di lanciare questa petizione, una petizione che vuole essere un modo per farsi sentire dalle istituzioni e pertanto invito tutti a firmare, studenti, genitori, familiari e quanti credano che questa sia un'iniziativa proficua, la petizione online che abbiamo lanciato. Daniela l'ha ben detto, ormai sono troppi gli anni che la nostra richiesta viene in qualche modo, non dico snobbata, ma viene anche presa in modo positivo, ci vengono anche promesse, fatte diverse promesse, ci sono state strette di mano, solo che poi ai fatti, ecco, da ormai troppo tempo la situazione permane sempre la stessa. Questo non possiamo permettercelo. Da settembre abbiamo l'arrivo di nuovi indirizzi. Questi nuovi indirizzi non solo necessitano di avere delle aule didattiche, ma anche dei laboratori. Laboratori che proprio saranno adibiti a questi, agli scopi appunto per garantire l'intera proposta formativa che il liceo stipula con i suoi alunni. Un'altra iniziativa che vuole essere uno sprone a tutti per sottoscrivere questa petizione è quella che il liceo è un bene comune, è un patrimonio pubblico e poi inoltre abbiamo pensato anche di creare un'aula biblioteca contenente oltre 10.000 volume anche a fondo storico, quindi un patrimonio che non può essere abbandonato né trascurato, ma che sarà anche messo a disposizione di tutti.